Salve a tutti, sono Simone Capuzza, sono l'animatore di comunità del centro diurno Il Girasole. E vorrei parlarvi oggi del nostro centro. Il Girasole è un centro diurno per disabili gestito dalla Società della Salute Grossetana, il COESO e l'ASL numero 9. E i servizi sono resi dalla cooperativa sociale Arcobaleno di Follonica. Il centro si trova a Grosseto, in Viale Sonnino 50. Cosa offre? Offre servizi personalizzati di assistenza a soggetti con età superiore ai 16 anni. Gli interventi sono sia di carattere sanitario, cura e igiene personale, finalizzata soprattutto al mantenimento di autonomie individuali, e sia di carattere educativo, mantenimento e sviluppo di capacità cognitive, relazionali, comportamentali, e sia tutto l'aspetto ludico, creativo, ricreativo, con giochi, feste, intrattenimento e soprattutto laboratori. Poi ci sono eventi, mostre d'arte, gite e soggiorni. Tutto questo per favorire l'espressione, la socializzazione e l'interazione con la comunità. Poi il centro svolge inoltre l'importante funzione di supporto ed aiuta le persone, alle famiglie delle persone disabili. E durante il servizio settimanale, dal lunedì al venerdì, sono previsti il trasporto e il servizio mensa. Le figure professionali interne sono addetti all'assistenza di base, operatori sociosanitari, animatori di comunità e educatori di comunità. Per quanto riguarda le attività, i laboratori interni sono divisi in tre grandi gruppi, questo a secondo delle attitudini e dei talenti delle persone. E le attività spaziano dall'arte all'artigianato, la musica e per ultimo la multimedialità. Le attività esterne prevedono ipoterapia in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, attività motoria di base attraverso le arti marziali in collaborazione con la palestra I Samurai KGR di Grosseto, e i soggiorni estivi al mare, visto che siamo vicini al mare, abbiamo la fortuna di stare vicino alla costa. Tutte le attività sono calibrate sulle abilità e le potenzialità delle persone inserite. Sono tutte in un progetto educativo individualizzato. Sono arricchite da progetti annuali in collaborazione con realtà presenti sul territorio che danno al servizio un valore aggiunto. E per questo noi abbiamo diverse collaborazioni artistiche e culturali. Dal 2009 il Girasole collabora con il CEDAB, che è il Centro Documentazione d'Arti Visive di Grosseto. Dal 2010 con l'associazione Onlus ABC, che promuove appunto l'arte, la didattica dell'arte nel mondo dell'infanzia. Dal 2011 con l'associazione Fotodigital, fotografi amatoriali che però hanno una loro storia importante. E poi la manifestazione d'arte e cultura Mostra la Rocca a Rocca dei Derighi, a Grosseto. Grazie.